As the Aegis Ashore Romania motto is Apărăm Alianța, or We Defend the Alliance, it is altogether fitting to hear from NATO leadership. Please welcome the Honorable Jens Stoltenberg. Prime Minister, ministers, generals, admirals, excellencies, ladies. Taglio del nastro alla base aerea di Deveselu in Romania, dove il segretario generale della NATO Stoltenberg ha inaugurato la Aegis Ashore, installazione terrestre, la prima del suo genere, del sistema missilistico Aegis degli Stati Uniti. Stoltenberg ha ringraziato gli Stati Uniti perché con tale installazione essi accrescono notevolmente la capacità di difendere gli alleati europei contro missili balistici dall'esterno dell'area euroatlantica. Annunciato quindi l'inizio dei lavori per realizzare in Polonia un'altra Aegis Ashore, analoga a quella entrata in funzione in Romania. Anch'essa dotata di missili intercettori SM-3 e lanciatori verticali MK-41 della Lockheed Martin. Le due installazioni terrestri si aggiungono a quattro navi Aegis, anch'esse con missili SM-3 e lanciatori verticali, che dislocate dalla US Navy nella base spagnola di Rota, incrociano nel Mediterraneo, Mar Nero e Mar Baltico, collegate a un potente radar in Turchia e a un centro di comando in Germania. Generale della NATO, mentre da un lato afferma che il nostro programma di difesa missilistica rappresenta un investimento a lungo termine contro una minaccia a lungo termine, dall'altro assicura che questo sito in Romania, come quello in Polonia, non è diretto contro la Russia. This site in Romania, as well as the one in Poland, is not directed against Russia. La funzione del cosiddetto scudo antimissili è in realtà offensiva. Se gli USA riuscissero a realizzare un sistema affidabile in grado di intercettare i missili balistici, potrebbero tenere la Russia sotto la minaccia di un first strike nucleare, fidando sulla capacità dello scudo di neutralizzare gli effetti della rappresaglia. In realtà ciò non è possibile allo stadio attuale, perché la Russia e anche la Cina possono adottare diverse contromisure che rendono impossibile intercettare tutte le testate nucleari. After launch, the missile releases dozens of balloons, all empty except for the one containing the warhead. Because there is no air resistance in space, the lightweight balloons and the heavy warhead all travel at the same speed. The defense radars can't tell which balloon contains the warhead. A che serve allora il sistema Aegis schierato in Europa, che gli USA stanno potenziando? Ce lo spiega la stessa Lockheed Martin. Illustrando le caratteristiche tecniche
del sistema di lancio verticale MK-41, quello installato sulle navi lanciamissili Aegis e ora anche nella base di Deveselu, sottolinea che esso è in grado di lanciare missili per tutte le missioni, antiaeree, antinave, antisottomarino e di attacco contro obiettivi terrestri. Ogni tubo di lancio è adattabile a qualsiasi missile, sia quelli intercettori, sia quelli per l'attacco nucleare. Nessuno può quindi sapere quali missili vi siano realmente nei lanciatori verticali della base di Deveselu e in quelli a bordo delle navi che incrociano ai limiti delle acque territoriali russe. Non potendo controllare, Mosca dà per scontato che vi siano anche missili da attacco nucleare. L'Europa ritorna così a un clima da guerra fredda, a tutto vantaggio degli Stati Uniti, che possono in tal modo accrescere la loro influenza sugli alleati europei. Missile, Yankee, away. Weapons gone, permission to fire removed. Permission to fire there, find weapons back. Permission to fire removed, acknowledge hold. Пошла, пошла, пошла.